Daniele Schirone, 28enne di Venosa, si è imposto nella gara B superando nel finale il promettente Dario Nori, 18enne veneto, alla prima volta sul podio nella R Series Cup. Ha fatto parte del gruppo di testa anche Stefano De Laurentiis, che però ha perso il terzo gradino del podio per la squalifica, causa modifica non consentita all'airbox. Podio a tavolino quindi per Danny Schiavoni e bel quarto posto per Romana Fede, unica ragazza all'arrivo nel difficile weekend di Misano. Nella R6, gruppo A, vittoria per Russo che ha messo le basi del trionfo con un fantastico avvio. Sulla pista umida ha guadagnato 2,5 secondi in appena 3 curve. Al termine del primo giro il margine era salito a 5,8 secondi, al secondo 8,2 secondi, per poi raggiungere i 9 secondi al terzo. Operato il sensazionale break, da lì in poi Russo si è calmato, gestendo a piacimento gli avversari e il ritorno della pioggia. Negli ultimi 3 giri la pista si è bagnata di nuovo, ma Riccardo, al primo anno di Yamaha R Series Cup, non ha commesso alcun errore, pur avendo montato, come tutti gli altri protagonisti, coperture Metzler da asciutto. L'unico a tentare le rein è stato Gabriele Poma, ma l'azzardo non ha pagato. Nei primi giri, con il tracciato solo umido, il 21enne della TNT Racing è scivolato nelle retrovie. La pioggia è tornata troppo tardi per permettergli di risalire oltre la 16ª posizione finale. Da segnalare la grandissima rimonta di Giuseppe Cannizzaro, 34enne, affezionato da anni ai monomarca di Ivata, partito ultimo e giunto 10° al traguardo. Ma la sfida per la R6 Metzler Cup non è chiusa. Nella sfida finale del Mugello del 17 ottobre, Russo dovrà comunque arrivare almeno secondo in caso di successo di Paoloni. Resta in gioco anche Avanzi, a meno 89 punti dalla vetta, quando ne restano in palio 201.
Misano Bagnate è ancora un grande Riccardo Russo, 17enne di Aversa, ha centrato l'ennesimo successo anche in questa gara e siamo a 3 in questa R-Series Cup Metzler R6. Sì, è stata un'ottima gara, fin dall'inizio sono riuscito a partire subito forte, a prendere quel distacco che mi serviva per vincere la gara. E poi ho visto che siete laggiù a venire la pioggia e ho iniziato a rallentare. Poi volevo ringraziare soprattutto il mio team Bike & Motor, abbiamo fatto un ottimo lavoro, e soprattutto mio padre che mi permette di correre anche quest'anno. Riccardo, una fantastica gara, decisa nel tuo caso, come hai sottolineato, proprio all'inizio con una vera fuga, ma ci avviciniamo con un buon punteggio all'atto finale del Mugello a metà ottobre, atto finale di questa R-Series. Sì, avevo bisogno di questa vittoria perché ero a pochi punti dal secondo classificato avanti e grazie a questa vittoria a Mugello posso stare anche più tranquillo. Ricordiamo che ogni weekend di gara nel tricolore per Riccardo Russo vuol dire scendere in pista prima con la Yamaha R6 e poi di nuovo con la Stock 600. Bisogna essere veramente tosti e preparati per un doppio impegno ogni domenica. Sì, si deve fare un ottimo allenamento perché dura salire da due categorie diverse, anche se c'è differenza di gomme e di moto.